rari casi di competenza del regolatore, e cioè casi di violazione della regolazione che non costituiscono una BCS, posto che la violazione della regolazione. E nella legge, nella nuova legge di cui vi dicevo del 2014, si dice fermo restando il rispetto della regolazione, ma rispetto da parte di chi? Si discute su questo, rispetto da parte della a chi dare retta. Se il regolatore mi ha detto che la bolletta 2.0 la devo fare così, perché l'antitrust mi deve dire che invece la devo fare cosà? E se non la faccio cosà? Cioè, non consente di chiudere la procedura di infrazione che è ancora aperta e potrebbe dar luogo ad ulteriori profili di violazione del libero, comporre in questo nuovo quadro normativo questo contrasto con l'antitrust. E la sta lavorando in due modi: primo, ha creato un po' l'Agicom, ma metterà in cantiere una lenzuolata, un testolum degli organi decentrati capillarmente sul territorio che possano svolgere una tutela a 360